want to live, but without money we cannot live. I want to go England and another people can another country. Siamo solo di passaggio. È questo che dicono i tanti migranti che ogni giorno si riversano qui a Porta Venezia, una delle zone commerciali più frequentate di Milano. La notte la passeranno nei centri d'accoglienza, ma durante il giorno è qui che trovano aiuto da parte dei connazionali, quelli che abitano in Italia già da anni e che in questa zona hanno aperto negozi, ma soprattutto internet point, fondamentali per comunicare con i familiari. In questo quartiere è nato da poco il Comitato di Liberazione Porta Venezia. Si tratta di un gruppo di negozianti e cittadini che si sono uniti per protestare contro questa presenza di massa. Ci sono tante persone che ogni giorno bivaccano, sostano in strada, sui marciapiedi di alcune vie e chiaramente questa situazione non è più sostenibile. Abbiamo tantissime attività che hanno chiuso. Noi già avevamo chiesto al prefetto un controllo e soprattutto un presidio H24. Che purtroppo non ci è mai stato dato. Infatti nella lettera che gli abbiamo inviato l'altro giorno si chiede un incontro immediato, urgente, per risolvere la questione. Nell'attesa c'è chi ha messo vasi sugli scalini delle attività commerciali o cartelli per scoraggiare le persone a sostare in quei punti. Non si tratta di razzismo, precisano i membri del comitato, vogliamo solo che l'accoglienza sia fatta in modo più sostenibile per il quartiere. Ma il problema, secondo l'amministrazione comunale, è che praticamente tutti i migranti che frequentano Porta Venezia sono in transito, non chiedono asilo né protezione umanitaria, ma restano in Italia solo il tempo di riposarsi o aspettare i soldi per continuare il viaggio.